Il Cilento è fragile, lo dimostra il fatto che ogni volta che il maltempo imperversa si verificano sulle principali arterie di collegamento frane e smottamenti. Nei giorni scorsi la strada che collega Oletta a Polla è sprofondata, un dislivello di 2 metri che ha interessato il tratto stradale. Resta chiusa anche la Mingardina nel tratto che ricade nel comune di Centola. Altre frane hanno interessato Montecorice, Gioi Cilento, Pisciotta, Futani. La situazione è ormai insostenibile, ha detto il consigliere regionale del PD Donato Pica, che venerdì scorso, accompagnato dal vice sindaco di Auletta, ha effettuato un sopralluogo lungo la statale 19. Una buona parte dei fondi europei ancora disponibili, ha detto Pica, deve essere assolutamente impiegata per la viabilità del Cilento. Sulla drammatica situazione in cui si trovano i cittadini cilentani è intervenuto l'assessore provinciale ai lavori pubblici Attilio Pierro. Il presidente della provincia Iannone, ha detto Pierro, ha già scritto al premier Letta per un intervento urgente sulla situazione. Ad oggi, come sapete, le competenze sono della provincia. Purtroppo i tagli del governo centrale, giusto per fare qualche esempio, la provincia di Salerno per i trasferimenti erariali nel 2010 venivano trasferiti circa 50 milioni di euro. Oggi sono circa 6 milioni e mezzo di euro. Per non parlare poi dei trasferimenti sulle competenze che ci hanno tagliato ulteriori 28 milioni di euro. Poi i debiti fuori bilancio che abbiamo riconosciuto sono circa 35 milioni di euro. Vabbè, il Presidente ha già scritto una nota al Ministro Letta, ai ministri competenti, dove ha chiesto un incontro per verificare le varie soluzioni. Il segretario provinciale del PD, Nicola Landolfi, ha chiesto l'intervento del prefetto. La costiera frana, la Mingardina inagibile, Pisciotta è isolata, sottolinea Landolfi. Cosa si aspetta ad intervenire? Sì, ci sono interventi non solo ordinari ma anche straordinari che sono obbligati, sono atti dovuti che l'amministrazione provinciale mi pare non stia facendo. La provincia di Salerno se ne sta accadendo e non si può fare continuamente ricorso a precedenti amministrazioni in relazione a responsabilità dopo che per 5 anni si governa, né fare riferimento ad altri organi dello Stato, e le strade le segue la provincia, questo dice la legge, è così organizzata l'Italia. E io credo che ci siano dei rischi seri che riguardano ovviamente gli effetti che una viabilità così dissestata produce, ma ci sono interi territori che in questo momento sono tagliati fuori, decine di migliaia di persone che hanno problemi nel trasporto pubblico, nella sicurezza rispetto a condizioni minime di salute. Io credo che in questi casi il prefetto, che è lo Stato sul territorio, altre autorità dello Stato debbano intervenire